Allora, questa mostra si intitola Dal salotto di Darwin e già il titolo preannuncia un tema piuttosto interessante che è la manipolazione genetica. Io non dico l'età che ho perché sono già oltre gli anta, e, però già da bambino ero affascinato, interessato dalle mescolanze, dalle clonazioni, dalle contaminazioni genetiche. Facevo degli animalini che si chiamavano pantero cagallo, papatigre, scorpio gatto, cioè era un gioco, un divertimento. Però oggi questi giochi, questi divertimenti sono diventati delle realtà. La chimera, che esisteva solo in mitologia, oggi è una realtà. E gli ingegneri genetici possono, dopo aver decodificato il codice genetico, possono costruire dei nuovi esseri che possono essere anche metà vegetali, metà animali, perché no, anche umani. Io, in omaggio a Charles Darwin, che per me è un mito, se vogliamo, ho costruito questa serie di lavori che sono rappresentati da oggetti, animali, anche in qualche modo delle chimere, con questa nuova pelle, con una pelle che è una contaminazione, cioè è un omaggio a Darwin. E la scultura qui ce n'è solo una parte, sono 8 oggetti, è composta da 100 oggetti. Io ho iniziato l'anno scorso, ho lavorato un anno, ne ho costruiti 18. Penso che entro 2020, forse o 25, forse riuscirò a farne, sempre che io sia ancora vivo, farne 100. E questo è, diciamo, il progetto. E qui ce n'è una piccola parte, un piccolo assaggio. Quello è una specie di coppa e al posto del liquido c'è un'immagine che sembra immersa nel liquido di Marilyn Monroe, che per me è un mito ancora oggi della contemporaneità, perché nella mente di tutto il mondo è considerata ancora oggi un mito, e quindi anche questi oggetti inglobano dei personaggi che sono mitici, come questi antichi personaggi che io definisco sangue blu, e anche il sangue blu, se vogliamo, ha qualcosa a che fare con la genetica. Perché li chiamavano sangue blu? Questo starà alla gente scoprirlo. Diciamo che è più facile, per me è più facile costruire le cose che non raccontarle, perché gli artisti che fanno, non gli scrittori o i letterati, gli artisti che fanno dell'arte figurativa non dovrebbero mai parlare, non dovrebbero parlare, dovrebbero parlare attraverso le loro opere. Quindi diciamo che per me è una grande fatica parlarne. E quindi l'unico modo è di vederle. Grazie.